Ciao, sono Patrizia Galeotti, amante del verde in casa e fuori casa. Oggi voglio farvi vedere come si pota e rinvasa la stella di Natale dopo le feste. Benissimo, allora ho dovuto aspettare un attimo a fare questo video perché mi serve la stella di Natale. La mia stellina sta bene, ve la voglio fare vedere. È rimasta così dal più o meno dal 12 di dicembre quando l'ho acquistata. Se vedete le punte nere, è stato un mio errore, grave errore, è bastata solo una volta. Ho lasciato un termosifone acceso e senza il deumidificatore attaccato e la pianta ha subito qualche danno. La stella di Natale o Euphorbia pulcherrima, cioè Euphorbia bellissima, è una pianta intanto fotoperiodica brevidiurna. Cosa significa? Significa che fa il suo ciclo di fioritura nel periodo per noi invernale. In realtà è una pianta, l'Euphorbia pulcherrima, proveniente dal Messico, Messico-Brasile, quindi di zone molto calde e molto aride. È per quello che dopo vi spiegherò anche come innaffiarla e come trattarla dopo che l'abbiamo rinvasata. Con le mani in terra procediamo. Allora, benissimo, noi abbiamo una pianta che ha perso tutte le foglie, questo succede spessissimo, ma rimangono i fiori. Intanto bisogna procurarsi cesoie sterilizzate, io le sterilizzo in acqua e candeggina. Questo me l'ha insegnato il signore dove compro le orchidee, il signor Pozzi. Che è pazzesco, è bravissimo. Dopo vi metto il link anche del suo canale YouTube perché sulle orchidee è veramente un mago. E lui sostiene che è vero, si possono sterilizzare le forbici con alcol su una fiamma viva, però la candeggina uccide tutti i DNA possibili. Quindi noi le sterilizziamo in acqua. Ricordatevi solo che la candeggina rimane attiva per 20 minuti, quindi se voi fate più potature, ogni 20 minuti date un rabocchino di candeggina nell'acqua e risterilizzate le vostre forbici. Dobbiamo controllare per prima cosa che la nostra pianta non abbia delle gemme in corso e se ce le ha, tagliare al di sotto di queste. Voglio farvi vedere qui, spero che si veda, qui dove la pianta ha perso le foglie. Ci sono delle nuove gemmazioni, tipo qua, su questa piantina a questa altezza. Quindi io in teoria dovrei tagliare a 3 o 4 nodi, ma in questo caso taglierò un pochino più su perché ha già le gemme che iniziano a fuoriuscire. Se non avete gemme, lasciate pure 10 centimetri o 3 o 4 foglie, insomma, perse nel punto in cui tagliare. Qui non vedo foglie che spuntano, quindi poto, saranno potature un pelino drastiche, fate dei tagli netti e decisi e mi raccomando fate attenzione perché il lattice della stella di Natale è tossico. Poi se rimanete con me fino alla fine vi darò due dritte. Noi potiamo, facciamo tagli netti e decisi. Lo so, vi sembrerà strano, controlliamo sempre che non ci siano altre gemmine. Ne vedo una qui, quindi qua posso tagliare e voilà! E la nostra stella di Natale è stata potata. Ora procediamo al rinvaso. Allora, io solitamente rinvaso in vasi di coccio. Mi sono accorta, soprattutto quest'anno, che le mie stelle di Natale dal vaso di coccio hanno tratto molto beneficio. Perché? Perché l'Euphorbia è una pianta che deve avere il terreno completamente asciutto prima di essere rinnaffiata. Considerate, fate finta che di essere in Messico e pensate al clima che c'è là. Ovviamente l'acqua è scarsa. E quindi, ma l'umidità è molto alta, quindi richiede una irrigazione abbastanza consistente, però solo a terreno ben asciutto, cioè si bagna tutto il panetto di terra, ma quando la terra è veramente
tutta tutta asciutta, un po' come si fa con le sansevierie. Non vi preoccupate se vedete che le foglie appassiscono, perché lo fa, non è un segno di morte. Preoccupatevi se le foglie non risalgono, questo sì, perché vuol dire che c'è stato un problema differente, che potrebbe essere una corrente d'aria a cui è molto 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 sensibile l'euforbia, quindi la nostra stella di Natale è un po' sensibile. La stella di Natale va tenuta tra i 15 e i 25-27 gradi all'ombra, se la tenete all'esterno, quindi portatela fuori quando le temperature raggiungono queste minime e massime, e riparata dal sole diretto, mi raccomando, perché ha le foglie molto delicate e si potrebbero bruciare. Potete piantarla anche in giardino se avete le condizioni ideali. Prima vi dicevo, l'euforbia è una pianta fotoperiodica brevi diurna. Cosa significa? Significa che emette la colorazione rossa delle foglie, perché queste che noi vediamo rosse non sono i fiori veri e propri. I fiori sono questi piccolissimi puntini gialli che noi vediamo all'interno, ma siccome sono molto piccoli per essere impollinati, la pianta ha escogitato questo stratagemma, colora le sue foglie per attirare appunto gli insetti impollinatori. Quindi non vi stupite se avete delle euforbie che non diventano rosse. Questo succede perché, essendo una pianta fotoperiodica brevi diurna, ha bisogno di molte ore di buio per cambiare il colore delle foglie. È per questo che da noi nel periodo invernale è diventata il simbolo delle feste di Natale, perché fiorisce proprio, cioè cambia colore proprio durante le feste natalizie. Se vi interessa, faremo un video l'anno prossimo ormai per vedere come si fa a far tornare la stella di Natale rossa, perché effettivamente ha bisogno di condizioni un po' particolari. Quindi se vi interessa, scrivetemelo nei commenti, che l'anno prossimo vedremo come fare. Bene, allora io procederei al rinvaso. Estraiamo il nostro vasetto di plastica. Questo è un vaso di 16 cm, la dimensione la leggete sotto i vasi, quindi se non sapete bene come fare per capire la dimensione del vaso, il diametro è scritto sotto. Togliamo dalla terra tutte quelle foglie secche, quei rametti che la pianta ha perso durante il suo periodo in casa o fuori casa, dipende dove abitate. Quindi puliamo bene il terreno e adagiamo la pianta nel vaso. Io ho due dimensioni di vaso. Nei vasi terracotta la misura la trovate qui. Questo è un 16 e questo è un 19. Quindi dovrei mettere la mia pianta all'interno di questo vaso. Se vado a fare una cosa di questo genere, vedo che è della stessa dimensione. Questo perché? Perché i vasi di coccio a volte non hanno le stesse dimensioni dei vasi di plastica. Non mi chiedete perché, ma se io vado a leggere qui sotto, leggo 16, spero che si veda, mentre questo è un 19 e sembra della stessa dimensione. Quindi fate attenzione quando dovete fare il cambio del vaso. Io non ho questo problema perché ho tantissimi vasi, e quindi vedete che qua invece come spazio è perfetto. Benissimo. Se vi capita di rompere un vaso di coccio, mi raccomando, non buttatelo via, perché i vasetti di coccio sono molto molto utili, li possiamo utilizzare per chiudere il buco che c'è all'interno dei nostri vasi. Lo vado a posizionare. C'è chi dice di metterlo inclinato a conchetta, c'è chi dice di metterlo a barca, voi mettetelo come vi pare. L'importante è che non tappi il buco completamente, cioè deve lasciare un po' di filtro. A cosa serve il coccio? Serve per non fare uscire molta terra da sotto. Quindi regolatevi voi. Di quale terriccio ha bisogno la nostra euforbia? La nostra euforbia è una pianta semi-acidofila, acidofila possiamo dire in realtà. Io infatti uso un terriccio per acidofile molto 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 drenante, ok? Sposto soltanto queste cose e
ovviamente alla base metterò un pochino di terra, perché la pianta non deve toccare sotto con le radici, ovviamente deve avere lo spazio per potersi adattare. Queste radici, tra l'altro, chiedevano di essere rinvasate, come potete vedere. Ok, procedo con il rinvaso. Il terreno, tra l'altro, il terreno dell'acidofile, tra l'altro, è, se lo acquistate, di buona qualità. È già carico di inerti, cioè prevede già all'interno sassolini, vedete? Prevede già all'interno sassolini. Se non avete un terreno per acidofile o avete un terreno per acidofile senza i sassolini, potete aggiungere tranquillamente al terreno un pochino di perlite, un pochino di terra con sabbia. Ecco, questo lo potete fare tranquillamente. Facciamo entrare bene la terra all'interno della fessura laterale senza andare a spingere sulle radici, quindi molto delicatamente. Un altro trucchetto che vi dico è che questo che mi hanno insegnato veramente i miei capi quando facevo la fiorista, che quando si rinvasa, io non lo rispetto quasi mai, però in teoria questa scanalatura che c'è all'interno del vaso è la linea in cui la terra dovrebbe arrivare. Ma siccome poi l'acqua tende un po' a tirarla giù, io sto sempre un pochino più abbondante. Ecco fatto. Perfetto. Bene, diamo una bagnata alla nostra pianta. Quando travasate, diamo una bella irrigata alla terra, intanto perché la terra si deve assestare. E poi perché abbiamo aggiunto della terra nuova che è asciutta. Tenete la vostra stella di Natale lontano dai termosifoni e da correnti d'aria, quindi fate molta attenzione a dove la riponete. Per adesso io non la posso esporre perché abito in Emilia Romagna e qua le temperature sono ancora molto molto basse. Ricordatevi che potete mettere fuori le piante in balcone quando la temperatura esterna e interna più o meno è simile, quindi quando in casa avete 15 gradi e fuori ci sono 15 gradi stabili. Quindi attenzione, spesso si mettono fuori i primi raggi di sole, le prime belle giornate, le piante, e poi magari si ha qualche problema, qualche danno viene insomma arrecato. Vi volevo anche dire che i tronchi della stella di Natale sono cavi, quindi potreste o lasciarli così, e vedrete che proprio qua il pezzettino di tronco seccherà da solo. Ma se volete evitare parassiti, funghi o animali, animaletti indesiderati, potete chiudere i buchi con del mastice apposta per piante, potete chiudere i buchi con della colla Vinavil. Io uso la cera sciolta. Ve lo faccio vedere nel video che posto qui sotto in descrizione sulle talee della stella di Natale, che ho fatto appunto da questo ramo di questa pianta che si è spezzato. Per quello il video delle talee è stato pubblicato prima di questo. Ovviamente tenete i vostri rametti per fare talee. Vedrete che sarà molto semplice fare talee della stella di Natale, perché è una pianta che radica molto velocemente, si fanno in terra. Quindi tenete le vostre stelle di Natale potate per farne talee, e ricordatevi inoltre che la stella di Natale è una pianta che necessita di molta umidità. Il mio trucchetto per mantenere l'umidità attorno a questa pianta è, in realtà non è mio ovviamente, io l'ho soltanto preso, copiato e condiviso. Solitamente io per tutte le piante tropicali metto un sottovaso, vi faccio vedere quello della Locasia, con l'apilo vulcanico bagnato e un goccino d'acqua sul fondo. Questo perché? Perché appoggiando la pianta l'acqua nel sottovaso evapora e crea un microclima intorno alla pianta. Questo lo faccio quando il vaso è di plastica, ma nel caso della mia stella di Natale che ha il vaso di coccio, ho messo un ulteriore sottovaso per evitare che il coccio assorba
l'acqua dall'apillo bagnato, perché ovviamente voi sapete che i vasi in terracotta trattengono l'umidità e assorbono l'umidità dell'acqua. Quindi per evitare questo, per evitare di avere sempre un fondo bagnato nel vaso, ho messo un doppio sottovaso. Questo mi è molto comodo quando la devo innaffiare, anche perché per sdocciolare l'acqua in eccesso. Mi raccomando, non lasciate mai l'acqua nei sottovasi, questo vale per quasi tutte le piante. Dico quasi perché dipende sempre dove siete, quali sono le vostre temperature in casa o fuori casa, però le piante che soffrono di ristagni idrici, come quasi tutte quelle che abbiamo in casa, non vogliono mai l'acqua nel sottovaso. Questo ve lo dico e mi raccomando. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia servito e vi sia piaciuto. Spero che proviate a fare le vostre talee di stella di Natale per avere altre piantine, e se voi non le tenete potete comunque regalarle l'anno prossimo. Vi lascio in descrizione il link del video su come fare le talee con la stella di Natale, con le parti tagliate della stella di Natale. L'avete visto pubblicato prima semplicemente perché dalla mia pianta che abbiamo appena potato si sono rotte un paio di rami. Ora ne farò delle altre con questi bei rametti che abbiamo tagliato appunto dal mio alberello. Vi terrò aggiornate su Instagram se volete seguirmi con piccole verdi gioie, con video e tutorial anche molto più veloci di questi video che magari richiedono una mezz'oretta di tempo. E che dire, seguitemi se mi volete supportare, mettete un like a questo video, se non vi volete perdere neanche uno dei video che posterò la prossima volta, e cliccate su iscriviti qui sotto, o su iscriviti o sulla campanella. Per ora è veramente tutto, un bacione e fatemi sapere come stanno le vostre stelline. Vi aspetto!